Il tema di questa interessantissima giornata era nella mia presentazione, quello delle filiere agroalimentari. E sicuramente lo abbiamo presentato come una necessità ineludibile nell'ambito dell'industria agroalimentare. Se solo immaginiamo che le filiere agroalimentari sono quelle che potranno garantire qualità del prodotto, sostentamento a monte dell'agricoltura e a valle nei consumatori, nella scelta dei prodotti. Bene, la De Nigris nel settore degli aceti e dei condimenti da 135 anni, mi piace dirlo, riconosciuta marchio storico di interesse nazionale dal MISE circa 2 anni fa, ha intrapreso questo progetto con Coldiretti, con la realizzazione di un aceto di vino, in questo caso dal campo. Il nome già di per sé è esplicativo ed esaustivo di quello che vogliamo lanciare come messaggio. Una filiera accorciata, molto ridotta, riduzione di automezzi e quindi di impronta carbonica che lascerebbe il prodotto nelle sue fasi di produzione, ma soprattutto un agricoltore che ben riconosce nel contratto 5 anni di continuità. Lui sa che tutte le produzioni andranno a quella cantina che produrrà vino che diventerà aceto dal campo. De Nigris ha voluto in questo modo combattere, più che combattere, sostenere due cose importanti che sono nelle sue corde in questi ultimi anni: le filiere produttive e la sostenibilità. Questo è uno dei pillar fondamentali per le aziende, almeno nel settore agroalimentare, che possono sicuramente intraprendere.